Ragazzi, bentornati in questo nuovissimo video sul mio canale. Oggi siamo tornati col 20° episodio della Project Zone 3. Siamo finalmente arrivati all'episodio 20. Spero sia un episodio abbastanza speciale. Iniziamo già con questa piccola sorpresa, ovvero che posso prendere tutte le Ender Pearl che voglio e automaticamente fare diventare lingotti, ragazzi. Avete capito bene, lingotti. Polverizzando le mie Ender Pearl le faccio diventare in automatico dei fottutissimi lingotti. Intanto cuocendo le Rotten Flesh dateci dal nostro mob grinder ci danno le Leather, che sarebbero appunto le pelli di mucca. Intanto polverizzando la Ender Pearl e ricevendo la Ender Dust, sarebbe la polvere di Ender, e cuocendola nella nostra Redstone Furnace otterremo l'Ender Ingot, ragazzi. Tanta roba. Infatti adesso andiamo a vedere cosa possiamo fare con l'Ender Ingot. Vediamo un po' se possiamo fare una qualche sorta di armatura o qualche cos'altro. Cos'è questo? Spectre Coil. Cos'è? Figa l'Ender Staff. Le ali di pipistrello non le ho, sono sicuro, mi dispiace. Peccato, perché potevamo farci qualcosa di interessante. Boh, bene o male non è che ci sia tutta sta gran roba, eh. A few inches later. Boh, ragazzi, non c'è nulla di che da potersi fare. Speravo molto meglio. Ah, questo qua è interessante. Secondo me potrebbe generare qualcosa. Potremmo fare benissimo tutto. Potremmo anche provare. Intanto qua abbiamo i nostri Ender Ingot. Ender Punch. Aspettate, va. Ender Punch, che cosa può essere? Andiamo a farci un attimo l'Ender Punch, raga. Abbiamo tre teste del Wither, raga. Andiamo a prenderci il Wither. Non sarebbe neanche tanto male. Ah, comunque è vero, scusatemi, non ve l'ho detto. A parte essere a livello 113, ma perché semplicemente abbiamo la farm di esperienza. Ma come potete vedere a destra ho tantissimi potenziamenti. Detto sinceramente, li ho presi grazie a un tablet, che per fortuna ne ho un altro da farvi vedere, quindi ve lo faccio vedere. Non so come sia possibile, ragazzi. Io ho semplicemente tenuto premuto il tasto destro, pensando, boh, a caso, questo qua, pensando a caso cosa succedesse. Boh, male che vada, boh, muoio e poi boh, ritorno lì, mi prendo la roba. Il cacchio, mi ha dato i potenziamenti per sempre. Non hanno scadenza. Cioè, vedete la X? Non hanno scadenza. Cioè, non so come sia possibile, ragazzi. Infatti, tantissima roba. Io sono contentissimo e non facciamoci domande, teniamocelo. Ma che cazzo sto vedendo, raga? Ma cosa sto vedendo? Ender Pound, ci eravamo rimasti. Ci serve una lana e 4 blaze rod. Eccolo qua. Vediamo un po'. Ender Punch. Se io metto la roba. Ah, è solo più grande di questi qua. Ci sta in realtà. Non è male, eh. Perché non ce ne facciamo qualcuno di nuovo? Almeno ci abbiamo questi qua nuovi. Vediamo, ma se uso questa cosa succede? Non mi faccio danno. Ma cazzpiterina, ma sono super buone quelle normali. Tanta roba, cavolo, davvero. Peccato che non si possono craftare, ma molto buone. Ah, avrete sicuramente notato che la qualità video è migliorata, perché avevo notato che dopo, ovviamente, che c'erano un paio di problemini di setting e mi sono fottuto da solo. Scusate, ragazzi. Tutto questo tempo avete visto dei video potenzialmente belli, veramente belli, in una grafica non giusta. Mi dispiace tanto, giuro. Cercherò di farmi perdonare facendo dei video bellissimi e cercando di divertirci tutti assieme. Come potete vedere adesso non ho neanche messo la luce in faccia, perché ho detto sinceramente a volte può anche non servire. In questo caso secondo me non serviva. Ci pigliamo anche la nostra lita, sperando di riuscire a dargli un fottutissimo mending. Sarebbe la perfezione totale. I livelli li abbiamo. Proviamo subito. No, ovviamente non c'è. Proviamo con un libro. Allora, Unbreaking 2, Fire Aspect. Fire Aspect non è per niente male, però preferisco il Feather Falling 4. E dammi un mending su. Mettiamo un attimo questo. Tanto facciamo così. Fiamma glielo mettiamo. Costo 33 livelli, ma va bene, tanto possiamo permettercelo. Proviamo a dargli ai nostri pantaloncini Blast Protection. Boh, magari qualcosa fa.
Falling 4, glielo diamo subito allora agli stivaletti. Falling Protection 3, eccolo qua. Protection 3, glielo diamo a questo. Tac. Protection 3, Feather Falling. Gli diamo anche Unbreaking, raga, questi qua. Assolutamente. Adesso andiamo a ripararli. Almeno abbiamo un'armatura un po' più decente, perché sennò, dai, raga, mi girano le balle, beh. Un'armatura inguardabile. Usiamo subito la roba che non ci serve, tipo l'elita. Ok, allora, proviamo a fare così. Mettiamo. Allora ancora Death Strider, che non so che cazzo sia, ma lo mettiamo. Poi a questo gli mettiamo protezione dai proiettili. A questo gli mettiamo Smelting. Non so che cacchio faccia, ma va bene. Poi gli mettiamo anche Last Stand. Non possiamo per due livelli. Poi ne abbiamo di esperienza da parte. Eh sì, dai, meno male. A posto. Andiamo subito a metterglielo qua. Last Stand. Tac. E boh, siamo a posto. Questo qua adesso è bello putiento. Direi di fare così. Qui là mi chiede un po' di livelli, eh. Mi chiede 32 livelli, ragazzi. Il bello qual è? Che per noi non è assolutamente un problema, perché ricordo che abbiamo un'efficientissima farm di tutto, ovvero il nostro mob grinder. Adesso è attivo anche. Sì, è assolutamente ultra attivo. Devo spegnerlo. Devo spegnerlo, mio Dio. Sì, devo assolutamente spegnerlo. Qua è super full, allora c'è una sola cosa da fare: potenziarci come delle schifezze. Così li ammazzo tutti. Ecco, ragazzi, come ho fatto ad arrivare al livello 113 in un attimo. Così prendo tutti quelli che ci sono qua dentro. Intanto continuano a riempirsi, come potete vedere, non neanche il tempo di lasciarli così, che già si riempiono. Faccio così e, ragazzi, a bestia 110, ragazzi. Tec. Guarda quanti ce n'è di nuovo! In teoria non ci dovrebbe più essere nessuno. Ciao Enderman. Come cacchiavola l'hai fatto a sopravvivere? Quante cacchiavola di cose ci sono? Qua abbiamo tre di questi, buoni buoni. Questa roba qua, ma di nuovo un altro tablet, raga, ma veramente me ne ha dato un altro. Io adesso non lo uso perché secondo me usandolo annullo magari questo, non lo so, tiro lì, boh. Qua ho messo la mappa della nostra zona. Guardate che carina che è, ragazzi, così. Intanto, ragazzi, volevo ringraziarvi tutti, perché comunque stiamo aumentando, siamo quasi a 150 iscritti. E per lo speciale 150 iscritti devo studiarmi qualcosa di carino, di diverso. Speravo di fare un vlog. Cosa ne dite? Faccio un vlog? Faccio io qualcosa? Mi invento io qualcosa? O comunque, se non un vlog, un video per farmi conoscere anche un po' di più da voi. Ditemi voi. Qui salutiamo Maxed2DD, che l'ultima volta l'ho aggiunto ma mi sono dimenticato di dirvelo. Opla, poi là andiamo a posare intanto la roba. Adesso che ho questa velocità e tutto, cavolo, non posso farne a meno, un casino, ragazzi. Se mi fregano, che mi tolgono di colpo i potenziamenti, mi incacchio. Potenziamoci del tutto questo, come stavamo facendo, e ci potenziamo anche questo. Però se avessi altri unbreaking, ce li ho. Vediamo se ho altri unbreaking, raga, perché se ho unbreaking sarebbe indistruttibilità. Che per carità non è proprio indistruttibile, però è molto più resistente. Che ne avevo ancora. Che peccato. Vabbè, mettiamoci le nostre cose addosso. Non abbiamo tutta questa potenza, ma siamo ben messi, dai. Non siamo le prime armi, diciamo. Non funzionano come speravamo gli zaini, quindi li posiamo tutti a parte uno, in cui ci teniamo dentro il white pack e boh, basta. In cui in realtà possiamo tenerci dentro tutti i white pack semplicemente e basta. Però è già tanta roba in realtà, quindi bene. Mettiamoci anche queste cose qua. Ho anche rigenerazione, raga. Cioè, quindi se ho rigenerazione vuol dire che se mi faccio male, tanto ho Feather Falling, quindi anche se fosse... No, raga, paura. Ho rigenerazione. Cioè, adesso sono quasi immortale davvero. Ok, ragazzi. Dobbiamo anche aumentare un po' la nostra farm di mucche e quant'altro, perché qua non c'è più niente. È poverissima. Ok, un bel po' di Ender Ingot. Purtroppo non servono a una beata pippa. Peccatissimo, perché sarebbero stati super fighi da usare. Eccola qua, Ender Crafter. Sa, facciamo una crafting table. Tre occhi dell'End e degli Ender Ingot. In teoria su dovrei averle. Le Ender Pearl. Tac, tac,
Tac. Tac. E tac. Perché non me lo dà? Le ingot. Ciao!